Ragazzi, qui voglio vedere tutto il vostro supporto, almeno 4.000 mi piace e vi riporto un altro esperimento cibo versus allenamento. E adesso vai col video, mi raccomando, iscrivetevi, dai. Sta abbaiando un cane. So già che mi pentirò amaramente di questo contenuto. O meglio, so già che il mio stomaco si pentirà amaramente di questo contenuto. Diciamo che ho deciso di farlo da una frase che ho detto in uno degli ultimi contenuti sul cibo, in realtà, che ho pubblicato su questo canale. La colazione è il pasto più importante della giornata. E cosa vi dissi? Io solitamente a colazione poco o niente. Ed è lì che mi è venuta l'idea. Ma se facessi una colazione di quelle sostanziose, come ad esempio fanno in Gran Bretagna, no? E come sarebbe la mia giornata a livello fisico, a livello energetico? Riuscirei ad affrontarla in una maniera migliore rispetto a quando faccio una colazione con un goccio di latte e caffè? E mo' preparatevi perché mi sto per preparare proprio una colazione britannica. Tra poco, si sta di dopo la sigla, qua ci stanno sigle. Vi farò vedere gli ingredienti. Prepareremo insieme la mia colazione, che ovviamente poi mangerò. E oggi è giornata di allenamento, quindi poi vedremo anche come andrò ad affrontare fisicamente l'allenamento con una colazione di quelle belle sostanziose. Detto questo. Ci vediamo tra poco. Mi sta venita umidità solamente guardando gli ingredienti. Ma in realtà io, forse non lo sapete, ma sono uno che viaggia, che ha viaggiato tanto nella sua vita. E colazioni di questo tipo, quando sto all'estero, ne faccio tantissime, però. È una situazione differente perché quando sei in viaggio, diciamo che la tua mentalità è più aperta, è più propensa. Quando sei a casa tua, nel tuo paese, risulta un po' più difficile. So che sembra una stronzata a dirsi, ma vi assicuro che è così. Comunque, uova medie, allevate a terra. E queste, insomma, manco quelle senza antibiotici. Cosa non ci stavano quelle senza antibiotici? Già mi ero detto. Vabbè. So che la marca può essere da ban, però io non ci posso fare niente. Siamo su YouTube e poi. Bacon, uova, bacon. Pane da tostare, americano, American sandwich, quelli larghi. E tecnicamente, ragazzi, io in realtà volevo Heinz. Heinz, no, l'ex calciatore, la marca Heinz, che sono quelli proprio tipici della colazione britannica. Questi sono borlotti al vapore, ma non so se riesco a mangiarmi sti cose, vi dico la verità, ma non mi ha preparato tutto, ma chissà che casino che combino in cucina, capire, dai. Cominciamo dalle uova, ragazzi. Io direi che due sono più che sufficienti perché altrimenti rischio di fare. Mazza, sono toste ste. Oh. Mazza che siete toste, ma com'è? No, ho rotto poco. Sarà che prima mattina è che sto ancora parecchio rincoglionito, ragazzi, quindi mi perdonerete. Perché non mi mette bene a fuoco? Ecco. Benissimo, c'è una schifezza dentro che devo togliere. Capitano sempre a me, oh, i pulcini, i ragazzini e cose. Vai. Tieni, spettacolo, vai. E poi sto coso devo capire che è. Mamma mia, raga, ma che è sta schifezza marrone? N non ci voglio pensare, guarda, sembra un ragazzino, ma che. Possiamo procedere. Dice, ma col cucchiaino si fa, ma sì, ma che ce frega a noi, ma tanto. Vedi? Bel colorito però, devo dire. Molto molto bello. Ci metto un pizzico di sale. Ecco, c'è caduto sopra, avete visto? Ok. Se vogliamo fare le cose fatte bene di prima mattina. Pizzico di pepe. Pizzico di pepe. Alle 8 di mattina. Filo d'olio. Ma non troppo. Questo olio di casa, eh? Lo faccio come Giorgione. Io solo olio di casa. Vai. Sì.
Vai, vai, vai. Non voglio fare la frittatina, ovviamente voglio fare l'uovo battuto. Uovo e bacon alle 8 del mattino. Mezzogiorno, topi morti. Spengo momentaneamente il fuoco. Vabbè, l'odore è quello classico delle uova sbattute. Adesso arrivamo olio. Un po' di più perché mo viene il bello o il brutto a seconda di che. Ok, bacon. Ovviamente non ce lo metto tutto, eh. Insomma, ieri ce ne metto un po'. Basta. Dire così mi rifiuto. La sfrigolata ha un suo perché. Volete vedere l'impiattamento? Sì, lo faccio vedere. Siete pronti? Sto a fare una pecionata, ragazzi miei. Che questa è la presentazione del piatto. Adesso manca un'ultima cosa. Il pane tostato, ovviamente. Sta scaldando il pane. Non appena terminerà, comincerà la mia colazione. Nel frattempo mi verso anche del succo di ace senza zuccheri aggiunti. Sarà vero che senza zuccheri, però vado a guardare qua la cosa. Carboidrati, grassi, acidi, saturi, di cui zuccheri 6,9 grammi. Dice no, sono quelli naturali dalla frutta, ma sto coso è troppo dolce. Vabbè, non voglio entrare in inchieste in co... A pane. Allora i fagioli mi sono rifiutato. Comunque la consistenza del bacon croccante, ragazzi. E fragrante, posso... Ecco, più di così non posso piegare. Molto molto fragrante, molto molto croccante. Promette bene, promette bene. Eccola qui la mia fetta di pane. Tostato alla perfezione. Tostato alla perfezione. E vabbè, non si può, è tutto dalla vita. Che posso fare? Siete pronti? Buon appetito e buona colazione. Vado, eh. Vabbè. Wow. Vabbè. Pane bruciato croccante. Questo è veramente buono. Mamma mia, ragazzi, già mi sento più. Effetto Viagra. Mi sta tornando la voglia di fare le colazioni continentali. Ace pieno di zuccheri. Senza zuccheri aggiunti, ma che sa, di zucchero più di ace. Io solitamente la mattina c'ho sempre lo stomaco completamente chiuso. Però mi rendo conto che se uno è propenso, anche a livello di abitudini, probabilmente non è uno scoglio poi così insormontabile fare una colazione sicuramente più proteica, no? Più ricca anche di tutto che può darti le energie necessarie per affrontare la giornata. Ecco perché io solitamente, a volte durante la mattinata, sia se sto ad allenarmi o se sto a casa a lavorare, con latte e caffè, mi sento proprio scarico a un certo punto della giornata, mi sento proprio... Voglio proprio vedere se oggi ho le energie necessarie per affrontare la mattinata in una maniera di quelle... Dopo una colazione del genere, tra l'ora, mi devo andare a allenare... Non oso immaginare. Ma che faccio, mo? Latte e caffè mo piglio. Io senza caffè non vivo. Mo un caffettino lo famo. Che buone se uova, si sente proprio... L'antibiotico che gli danno quando stanno male, ma pure nel bacon, dai vagioni non era proprio possibile, cioè non posso curare culo stretto, non che ci sta tutta questa gente a male perché non c'è sta un'anima, mi sento più sveglio di quando prendo solo latte e caffè, forse perché mi sono imbriacato dei odori, dei sapori. Arancia, carota, limone, che poi fatemi capire, arancia, carota, limone, A, C, E, L, e A, C, L, poi sembra G, P, L però. Ora mi preparo un caffè e poi vi do le mie prime impressioni psicofisiche. Ragazza, io mi sei in chiappetta, se vede il casino che sto a fa,
sozza tutta casa. Sapete che io posso rinunciare a tutto, non dipendo da nulla, nel senso durante la giornata non c'è un alimento, un qualcosa che dico se non mangio sta cosa, se non prendo sta cosa, no, l'unica, c'è una sola cosa ed è il caffè. Io senza caffè non vivo. Che poi tra l'altro ho scoperto in uno studio recente che il caffè è anche un ottimo antidepressivo. Per quello che io non sono mai depresso. Per quello che quando vado a Roma bevo 15 caffè. Adesso ho capito. È la mia trocca, praticamente. Detto in altre parole, non c'ho vizi, non c'ho niente, non fumo, non bevo. È il caffè, è il caffè. E mo so copiamo. Capirei dopo un mezzo litro d'ace che è acido, che so agrumi. Ma siete pronti? Ma già sento il contrasto. Ah, salute. Le tazzine da bar, sì, assolutamente, anche da ristoranti. Me le so comprate perché mi piacevano troppo, ragazzi. Poi a me, cioè io di solito, non ho preso la tazzina, quella che va sotto, perché a me piace la mattina quando faccio colazione, senti proprio il rumore, cioè anche le tazze quelle da cappuccino, mi piace sentire proprio il rumore quello del bar, no? Del rumore delle tazzine, delle cose che si scontrano, si fa. Matto, matto fino. Mamma mia, ragazzi, questo caffè è poesia. Non ho preso la qualità più forte, quella più pesante. C'ho la qualità rossa di sta marca che è. Ragazzi, ve manda all'inferno. Se state a dormire, ve manda all'inferno. Ho preso quella blu che è intermedia, diciamo che è un po' più dolce, un po' meno forte. E poi c'ho anche altri tipi di qualità. Comunque, questo. Cioè, praticamente ho pranzato. Detto questo, il video non finisce qui, adesso vado a cambiarmi, vado a casa dei miei e vediamo come sto, almeno fino al primo pomeriggio, perché poi insomma corro, faccio che a livello energetico. Vai. Sono appena arrivato al mare, a parte che tira un vento abbastanza importante, ma vi dico come mi sento a livello fisico dopo quella super colazione. A parte che ho sgrottato praticamente per tutto il tragitto, sia per tornare a casa dei miei, sia per venire a mare. In realtà un paio di sgrotti pure mentre mi cambiavo. Lo stomaco, ragazzi, lo sento pieno, mi sento appesantito. E adesso niente, proverò a fare la mia solita attività fisica. Ci sono dei video allenamento che testimoniano come mi alleno. E vi ho detto come sto prima dell'allenamento, ve lo dirò anche durante e poi dopo l'allenamento vi dirò se sento fame e come starò in generale. Va bene? Mo vado che Adriana chiama e Rocky risponde. Sono alla fine della terza mandata, quindi già 20 minuti di esercizio, quasi 17. Sono in una fase inoltrata, ecco, di esercizio fisico. E come sto? Devo fare una distinzione, ragazzi, tra livello energetico e a livello di stomaco. A livello di stomaco mi risale il polpe, il bacon, le uova, il succo d'ace e quindi abbastanza appesantito. A livello energetico, ragazzi, non c'è paragone. C'ho molta più energia e sono anche molto più lucido anche in fase di recupero sotto sforzo. Quindi, mo vediamo, faccio le altre tre mandate e ci aggiorniamo in maniera definitiva. Tirerò le somme e confermerò o sfaterò questo mito, se la colazione è veramente il pasto più importante della giornata. Aggiornamento finale. Sono tornato poco fa a casa, mi sono fatto una bella doccia e come vedete sono in cucina perché tecnicamente io solitamente
dopo l'attività, qualcosina nello stomaco ce la metto e vi dico la verità, non c'ho assolutamente fame. Tutto quello che ho mangiato questa mattina, seppur durante l'allenamento, nello stomaco un minimo mi ha infastidito, ma ragazzi, alla fine ha fatto effetto. E quindi mi sento assolutamente di confermare questo mito o falso, presunto tale, secondo cui la colazione è il pasto assolutamente più importante della giornata. È vero, ragazzi, la colazione è in assoluto il pasto più importante della giornata, è quello che ti dà l'energia necessaria per affrontarla. Quindi mi sento assolutamente di consigliarvi, perlomeno di provare. So che per noi italiani, insomma, non, te svegli tutto rimbambito, ti metti a fare uova, non è proprio il massimo, però fidatevi, provate, sia se studiate, se lavorate, ma anche se la mattina magari fate attività sportiva, in quel caso fate colazione molto prima, smaltite il cibo che avete ingurgitato e poi fate attività sportiva. Io sento ancora, ragazzi, una carica energetica di quelle pazzesche. Solitamente arrivavo a casa sfinito proprio perché l'apporto calorico della mattina per me solitamente è poca cosa, no? Quindi poi perdi liquidi, bruci calorie, è ovvio che vai anche in affanno dal punto di vista mentale. Sto una pacchia e probabilmente, regà, se ne riparla stasera per la cena. Forse uno spizzichino verso le 5, ma una stronzata. Detto questo, grazie per la visione di questo contenuto. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, profili social, Instagram, coppia, sotto in descrizione. Contenuti consigliati, alla prossima con un nuovo video. Ciao, regà!